Buonasera dal telegiornale di TSD. Questa mattina i segretari confederali di CGIL, CISL e UIL, Alessandro Mugnai, Marco Salvini e Cesare Farinelli, hanno anticipato i temi della piattaforma per la contrattazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, che sarà oggetto del confronto unitario tra gli esecutivi di CGIL, CISL e UIL, dei rispettivi sindacati pensionati mercoledì 4 dicembre, oltre che tema di confronto con la USL Toscana Sud-Est e i comuni della provincia di Arezzo. Due i capitoli della piattaforma, la sanità e i temi sociali. Abitudini alimentari, peso e sovrappeso, attività fisica, alcol, sostanze, gioco d'azzardo, ma anche rapporti con i coetanei, bullismo e cyberbullismo e uso dei social media. Ma questo il sistema HBSC, che da 36 anni studia i comportamenti degli adolescenti di 49 nazioni in Europa e Nord America, ha presentato i suoi risultati, resi noti questa mattina dall'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi. All'indagine, condotta ogni 4 anni, ha partecipato anche l'Italia, presente anche un campione toscano composto da 3.083 studenti tra gli 11 e i 15 anni. Ma vediamo il servizio. La fotografia degli stili di vita, della salute e dei rapporti sociali degli adolescenti toscani dello studio HBSC è stata presentata dall'assessore alla salute Stefania Saccardi e dal professor Giacomo Lazzeri dell'Università di Siena. Dall'indagine è emerso che più di un adolescente su 10 è in sovrappeso, 2 su 10 non fanno colazione, nella loro alimentazione c'è poca frutta e verdura, ma bevono meno bibite e zuccherate. Solo 1 su 10 fa attività fisica quotidiana. Diciamo che negli ultimi decenni sono rimaste abbastanza stabili sia i comportamenti, diciamo, meno salutari. Un po' il non fare la prima colazione, diciamo, forse è la cosa che è più eclatante, in particolare per le femmine rispetto ai maschi, circa 3 su 10 appunto non hanno la capacità di fare questo primo pasto che è fra i più importanti appunto per gli stili di vita. Il campione toscano è composto da 3.083 studenti di 186 classi, ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che frequentano le scuole medie. Le informazioni sono state catalogate attraverso questionari anonimi. Questo è un progetto che è promosso dal Ministero della Salute e servono naturalmente a fare la programmazione e a decidere dove ci sono le priorità di intervento e quindi dove anche le risorse e le azioni debbano trovare un primo punto di lavoro e di investimento. Per quanto riguarda i comportamenti a rischio, resistono il fumo, l'alcol e il gioco d'azzardo. Un adolescente su 10 fuma Spinelli. Meno di un giovanissimo su 10 ha detto di essere stato vittima di bullismo. Nell'ambito dell'altra stagione Arte e Paesaggio nella Toscana del Sud, progetto di sviluppo del territorio alternativo al periodo dei grandi flussi, la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, con l'organizzazione di Opera Civita, propone 4 visite ai capolavori conservati nel Museo Diocesano di Cortona. Una serie di visite tematiche per far conoscere ulteriormente il patrimonio artistico del Museo Diocesano di Cortona, dei capolavori delle opere meno note dall'antichità al Medioevo fino al Rinascimento e all'epoca contemporanea. Dopo, da Lucumonia Etrusca, centro culturale, Cortona attraverso i capolavori del suo Museo Diocesano dello scorso 30 novembre, sabato prossimo, 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata Concezione, alle 11 ci sarà una visita tematica intitolata Ecce Ancilla Domini, la figura di Maria nei dipinti del Museo Diocesano di Cortona. La visita può essere prenotata inviando un'email a cortona@operalaboratori.com oppure telefonando al numero 0577 28 6300. Ancora da Cortona, lo scorso sabato, nella chiesa quattrocentesca di San Domenico, c'è stata una suggestiva cerimonia per l'inaugurazione dell'opera restaurata raffigurante Santa Rosa da Lima, riposizionata al centro della grande pala con la Madonna del Rosario, organizzata dalla Fraternità di San Domenico di Cortona, in collaborazione con il Lions Club Cortona Corito Clanis.
hanno illustrato l'opera e il restauro padre Alberto Viganò, maestro in arte sacra, e la restauratrice Luciana Bernardini, che ha sottolineato le varie fasi del restauro sia della pala che dell'opera in essa contenuta. Ieri Papa Francesco, in visita a Greccio, nello stesso luogo in cui nel 1223 San Francesco volle realizzare un presepe vivente, ha firmato la lettera apostolica Admirabile Signum sul significato e valore del presepe. Vediamo il servizio. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Inizia così la lettera apostolica Admirabile Signum sul significato e il valore del presepe, firmata ieri, prima domenica di Avvento, da Papa Francesco a Greccio, nello stesso luogo in cui Francesco d'Assisi, nel Natale del 1223, volle realizzare un presepe vivente. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione, ricorda il Papa nella lettera. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù, si legge nel testo, equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Mentre contempliamo la scena del Natale, scrive il Papa, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa lettera, dice ancora Papa Francesco, vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe, come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze. È davvero un esercizio di fantasia creativa che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini, quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno, anzi, spero che laddove fosse caduta in disuso possa essere riscoperta e rivitalizzata. La lettera passa poi in rassegna i vari segni e le figure del presepe, soffermandosi su Maria e Giuseppe, il piccolo Gesù e i magi. Il presepe, conclude Papa Francesco nella lettera, fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. Non è importante come si allestisce. Ciò che conta è che esso parli alla nostra vita, raccontando l'amore di Dio per noi. Il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi, e a dirci che in questo sta la felicità. Ancora un appuntamento, domani 3 dicembre, si tratta dell'ultimo incontro del ciclo di conferenze Arezzo nel Settecento, politica, cultura, arte, organizzato dalla Società Storica Aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle 17.30 all'Auditorium Aldo Ducci in via Cesalpino, Franco Cristelli parlerà sul tema Le tumultuose vicende negli anni 90. Il decennio 1790-1800 fu particolarmente intenso e travagliato sia per la Toscana che per la città di Arezzo.
Nel 1790 il Granduca Pietro Leopoldo lasciò Firenze per salire sul trono imperiale viennese e a seguito di ciò in Toscana vi furono molti disordini. La conferenza inserirà le vicende aretine in questo clima agitato e mostrerà come Arezzo in certi momenti fu il centro di avvenimenti che andarono ben oltre le vicende cittadine. Come la sommossa contro il caro viveri del 1795, la prodigiosa manifestazione della Madonna del Conforto nel 1796, l'insorgenza del Viva Maria e il successivo saccheggio della città da parte dei francesi avvenuto tra il 1799 e il 1800. Un ulteriore appuntamento culturale è proposto dalla mostra China Legends, inaugurato sabato scorso al Valdichiana Outlet Village, un'esposizione esclusiva di 34 grandi statue di guerrieri di terracotta, tutti a grandezza naturale, che raccontano la Cina di 2200 anni fa. Vediamo il servizio. L'estremo oriente incontra la Toscana. E fino al 3 maggio 2020 l'incontro è a Valdichiana Outlet Village, grazie a China Legends, ovvero l'esercito di terracotta del primo imperatore della Cina, con una esposizione esclusiva di 34 grandi statue di guerrieri in terracotta, tutte a grandezza naturale, che raccontano la Cina di 2200 anni fa. Ogni guerriero e pezzo in mostra non è quello originale, perché secondo la legge cinese non possono lasciare il territorio nazionale, ma una esatta riproduzione creata da artigiani del Museo Nazionale di Pechino, seguendo antiche tecniche di fabbricazione. Le statue dei soldati sono state quindi ricavate dal calco utilizzato su quelle originali che si trovano nel famoso mausoleo di Qin Shi Huang a Xi'an, nella Cina orientale. Si tratta di una rarissima esposizione dovuta al fatto che siamo riusciti a portare in Italia direttamente dalla Cina con grandi operazioni logistiche, insomma si potrebbe intuire bene che la Cina, non essendo dietro l'angolo, ha bisogno di tempo e di mezzi per poter portare quello che oggi vediamo qui, queste statue di terracotta che rappresentano appunto l'esercito di terracotta cinese, una delle più antiche, dei più antichi ritrovamenti per quanto riguarda la scultura in Cina, ma poi direi uno dei più antichi del mondo, tra l'altro, insieme ad altre civiltà. Sono 34 soldati autorizzati dalla sovrintendenza del sito di Xi'an e autorizzati dal Museo Nazionale di Pechino. Scoperto nel marzo del 1974 l'esercito di terracotta del leggendario Qin Shi Huang Di, primo imperatore della Cina, che unificò i regni combattenti dando origine alla nazione e che nel 215 a.C. avviò la costruzione della Grande Muraglia, è stato uno dei più straordinari ritrovamenti archeologici del secolo scorso. 8.000 il totale stimato delle statue, circa 2.000 quelle riesumate e restaurate, più di 600 i cavalli in terracotta e oltre 100 i carri in legno, in aggiunta ad una innumerevole quantità di armi in bronzo, tra cui 41.000 le punte di freccia avvenute nelle fosse, ma anche spade, inneschi per balestre, armi di cui si conosceva l'esistenza solo dalle fonti letterarie e numerosi altri oggetti. Una scoperta che ha permesso di riscrivere la storia antica della Cina e definire la vita di Qin Shi Huang Di e decifrare la cultura artistica dell'epoca. A distanza di 2 anni dal referendum sull'indipendenza della regione spagnola della Catalogna, che innescò un conflitto istituzionale di vaste proporzioni tra il governo catalano e quello nazionale spagnolo, domani 2 dicembre alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Arezzo, nel corso di un convegno verrà ripercorso il quadro storico e l'attuale situazione in cui versa questa regione. Il focus di oggi è dedicato a una tradizione nata nei paesi di lingua tedesca e solo successivamente diffusa anche in Italia. Stiamo parlando del calendario dell'Avvento. Ed è tutto, buona visione, arrivederci. La tradizione del calendario dell'Avvento è nata nei paesi di lingua tedesca per rendere ancora più festoso il periodo di attesa che precede il giorno di Natale,
creando piccole aspettative quotidiane nei bambini. Il calendario, che non coincide con il tempo liturgico dell'Avvento, ma con il mese di dicembre, dal 1 al 24, fu inventato nel 1908 da Gerhard Lang, un editore protestante originario di Molbrunn, nell'impero germanico. Al tempo in Germania c'era già l'usanza di aspettare la festa della nascita di Gesù facendo 24 piccoli pacchettini da scartare, uno al giorno, dal 1 dicembre al giorno della vigilia. Lange, che fin da piccolo si era sempre sentito molto coinvolto in questa abitudine natalizia, fece qualcosa in più. Preparò un calendario con un disegno per ogni giorno. L'anno seguente introdusse il dettaglio delle piccole finestre, dal cui interno spuntavano angeli o altri elementi natalizi da ritagliare o assembleare. Successivamente, all'interno delle finestre furono messe caramelle o cioccolatini. Il calendario conquistò tutti i paesi protestanti, prima di affermarsi anche in quelli cattolici. Negli anni dei regimi totalitari, i calendari dell'Avvento furono sfruttati anche dalla propaganda. Durante il nazismo, dietro ogni finestra c'era un simbolo della Grande Germania, mentre nella Repubblica Democratica Tedesca, durante la Guerra Fredda, al posto degli angeli spuntavano sonde sovietiche come lo Sputnik o cosmonauti come Yuri Gagarin. Oggi i calendari dell'Avvento sono di altro tipo. A fianco di quelli tradizionali per bambini, ce ne sono altri per adulti che regalano piccoli gioielli, oggetti da profumeria, cibi e oggetti per la casa. Un'ulteriore concessione al consumismo che rischia di far perdere il significato più profondo del calendario, l'attesa. Quell'attesa per la venuta di Gesù sulla terra.